Benvenuti a questa puntata speciale nella quale vi parlerò di quattro tra i più prestigiosi riconoscimenti che dirigo, ovvero i premi Greta Garbo, Joe Wayne, James Dean ed infine il più conosciuto che è il premio Charlie Chaplin. E vi parlerò soprattutto dei personaggi, degli attori ai quali questi premi sono stati assegnati. Per galanteria partirei da lei, da una delle attrici più famose del teatro italiano e della televisione, oltre che del cinema. Sto parlando di Milena Vukotic, Nastro d'argento, tre volte candidata ai Davide Donatello nell'83, nel 91 e nel 2014. Ha partecipato a pellicole di grande successo che hanno fatto la storia del cinema italiano, tra cui Il Gran Bollito di Mauro Bolognini, Il Fascino Discreto della Borghesia di Louis Bonheur. Poi ha partecipato in Giulietta degli Spiriti con Federico Fellini, assieme a Giulietta Masina. Ha fatto anche la moglie di Ugo Tognazzi, nel film seriale, fra l'altro, Amici miei e Amici miei atto secondo. Ma il ruolo che l'ha portata ad essere amata e conosciuta dal grande pubblico è senz'altro il ruolo di Pina, ovvero la moglie del ragionier Ugo Fantozzi, interpretato da Paolo Villaggio, il pubblico la conosce anche per una partecipazione a livello televisivo che l'ha fatta entrare nelle case degli italiani, ovvero il ruolo di nonna Erika nella famosa serie televisiva, tra l'altro tra le più longeve della storia della TV italiana, ovvero un medico in famiglia, interpretato da Giulio Scappati, che vede la partecipazione, oltre che di Milena Vukotic, anche del grande Lino Baffi, con cui fra l'altro la Vukotic ha lavorato in altri due film, ovvero Cornetti alla crema e quello, uno dei miei preferiti, che Occhio Malocchio Prezzemolo e Finocchio, che vede nel ruolo dello jettatore il grande Mario Scaccia. E ricordiamo soltanto alcuni dei registi con cui Milena Vukotic ha lavorato e che ha avuto il piacere e l'onore di essere diretta, ovvero Ettore Scola, Carlo Lizzani, i miei professori, li cito per primi, poi Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Steno, Federico Fellini, come dicevo prima, Luis Buñuel, Franco Zeffirelli e tanti altri. Sono la regista Nerida Campo, mi presento per chi non mi conosce, e mi trovo su questo palco per premiare questi tre magnifici attori con dei prestigiosi premi che io dirigo. Però vogliamo invitare anche il sovrintendente a Certo. raggiungerci sul palco. Della televisione e del teatro italiano, premio Greta Garbo a Milena Vukotic. Prestigioso premio Greta Garbo e Charlie Chaplin. Io non so che cosa posso desiderare di più. Comunque, grazie tante e alla prossima. Grazie, è stato un onore per me premiarla. Adesso parliamo del premio James Dean, che è andato all'attore Maximilian Nisi. Formato artisticamente al teatro con registi del calibro di Strehler e Ronconi, ha debuttato proprio con Giorgio Strehler nello spettacolo Faust, tratto dall'omonimo romanzo Dottor Faust di Wolfgang von Goethe. Ha lavorato quindi al Teatro Piccolo di Milano,
E poi ha lavorato anche in TV e al cinema. Al cinema è stato diretto da Dario Argento nella Sindrome di Stendhal, e tra gli ultimi film lo troviamo anche nel Partigiano Johnny. In TV lo abbiamo visto in numerose fiction e soap, tra cui Un posto al sole, La dottoressa Jo, Due vite da salvare, Caterina e le sue figlie, Incantesimo, La squadra, Il bello delle donne, Terapia d'urgenza, Il peccato e la vergogna e tanti altri. Con le sue doti camaleontiche ha dato vita a numerosi personaggi, lasciando un'impronta indelebile nel nostro teatro, nel nostro cinema e nella nostra televisione. Per il suo fascino elegante e ribelle, premio James Dean a Maximilian. Grazie. Ai nostri tecnici dietro che stanno già lavorando, a Francesco, a Fabrizio, a aiutatemi, a Pat, a Daniele e basta. Adesso parliamo del premio Joe Way, assegnato all'attore Salvatore Marino. Attore di cinema, teatro e televisione. Nel cinema lo abbiamo visto in alcuni film come La stangata napoletana, Stradivari, Appuntamento a Liverpool, Il colore dell'odio, Abbronzatissimi, che è quello più noto, Il delitto di via Montepaioli, Gente di Roma, diretto da mio maestro Ettore Scuola, e Se è così ti dico sì. In TV invece lo abbiamo visto in Villa Arzilla, Amico mio, ed è stato anche tra i comici della trasmissione Zelig nella stagione 2014 e 2015. E tra i comici anche della famosa trasmissione Propaganda Live. Ha condotto uno spazio nei Fatti Vostri, la nota trasmissione di Rai 2, ed è stato editorialista della trasmissione Omnibus Weekend. Per l'ironia con la quale ci ha fatto sorridere, la drammaticità con la quale ci ha fatto riflettere, per aver messo in scena personaggi plasmandoli, pregi, premio John Wayne a Salvatore Marino. Buonasera a tutti, siamo in compagnia di due grandi attori del cinema, del teatro e anche della televisione. Sto parlando di Salvatore Marino e di Maximilian Nisis. E loro stasera sono protagonisti di uno spettacolo che è incantevole, chiamiamolo così. E fra l'altro che è riportato da un grande cult del cinema hollywoodiano, che è Spasso Condesi, e loro li vediamo tra i protagonisti di questo spettacolo assieme a Milena Vukotic. E loro due saranno due dei premiati che domani proprio su questo palco riceveranno il premio, non diciamo quale perché lo lasciamo per quindi ormai è una sorpresa, era stasera allora. Io sono sorpreso in questo momento, non lo sapevo di essere quindi riceverete un premio domani sera, non stasera perché stasera vi invitiamo soltanto a vedere lo spettacolo. Riceveranno il premio dei premi molto prestigiosi, conosciuti in ambito europeo e dedicato alla memoria di grandi attori del cinema hollywoodiano, ma ne parleremo direttamente poi domani sera. Intanto vi presentiamo un po' più approfonditamente i personaggi che sono qui, che sono in mia compagnia. Partiamo da Salvatore Marino. La tua carriera è molto vasta, dal cinema, tra l'altro ho lavorato anche con un mio professore, con Ettore Scuola. Con Ettore, sì. Perfetto. Sì. Quindi hai lavorato con grandi registi, fai molto teatro, ti vediamo sempre protagonista con commedie teatrali. E parlaci di questo spettacolo che vedremo a Modica stasera. Ma questo spettacolo è uno spettacolo che è tratto da... Cioè,
la pièce teatrale che faremo è quella originale da cui è stato tratto il film A Spasso con Desi, okay? E quindi a me mi hanno scritturato perché ho questa melanina spinta di, diciamo così, di base, ce l'ho proprio costante tutto l'anno, e dovendo fare il ruolo di un afroamericano colorato, giustamente hanno pensato a me, anche l'autore, l'adattatore del testo, che è Mario Scaletta, che è un autore straordinario e che ha fatto l'adattamento di questo testo, ha pensato di chiamarmi, visto che siamo amici da vecchia data, e anche la produttrice dello spettacolo è un'amica di vecchia data, quindi mi hanno chiamato per fare appunto l'autista di Daisy. E io ovviamente, appena me l'hanno proposto, gli ho detto: ma chi mi ha già mandato? Ma subito, immediatamente, pure a gratis, una cosa del genere. E quindi eccomi qua, ci divertiamo, giochiamo molto bene, siamo molto affiatati, e poi insomma è veramente un piacere condividere il palco con Milena Vukotic, che insomma lei è veramente straordinaria, di una grande disponibilità e di una grande generosità umana e artistica, devo dire. Quindi siamo felicemente sul palco insieme. Ecco, questo. La buona riuscita dello spettacolo è dovuta a questo, sostanzialmente, al fatto che noi tre, insomma, ci troviamo bene anche al di fuori della scena. Maximilian sicuramente. Confermo, sottoscrivo. È uno spettacolo fatto da ingredienti. Ecco, gli ingredienti sono buoni, ma soprattutto perché c'è grande rispetto, c'è grande ascolto fra di noi. Poi, oltre a fare lo spettacolo, noi viaggiamo insieme, quindi le cose più interessanti. Lo spettacolo più interessante è quello che accade all'interno della nostra macchina, peraltro guidata da Salvatore. Guidata da lui. Io guido. Come Elena dietro, che spesso e volentieri ci dice qual è la strada più giusta da fare, esattamente. Quindi praticamente fa le prove durante il backstage. Praticamente è uno spettacolo che continua anche fuori dal teatro, perché no, è vero quello che dice, insomma. E quindi lo spettacolo lo vedrai stasera, no? E capirai, insomma, di che si tratta. E noi ci divertiamo, fatichiamo anche, insomma, non è una passeggiatina, insomma, no? Poi le cose vanno fatte bene, quindi ci mettiamo corpo e anima. È veramente difficile non ritrovarsi in questo testo, diciamo, perché già il testo è vincente, perché parla di omologazione, di discriminazione, parla di vario generazionale, parla dello scorrere del tempo. Infatti la cosa bella è che si raccontano 20 anni di moda, 20 anni di musica, 20 anni anche sociali, civili, eccetera, eccetera. E quindi le persone in realtà in qualche punto si ritrovano nelle dinamiche, si ritrovano nelle problematiche, nelle relazioni, nelle situazioni, nelle condizioni. E, tutto in maniera molto compressa, tutto estremamente veloce, perché la regia di Guglielmo Ferro è molto nervosa, è fatta di come si chiamano in cinema, le dissolvenze. E questo in realtà non lascia al pubblico neanche il tempo di pensare a qualcosa durante lo svolgimento dello spettacolo, il pensiero è successivo. Tu nello spettacolo interpreti il figlio. Io sono Bully. Del personaggio. Sì, di... sì, che nel cinema, nella versione cinematografica, era un personaggio interpretato magistralmente, diciamo, però è scritto drammaturgicamente in modo inferiore, diciamo. Nel senso che questo è un gioco delle tre carte, quando sono loro in scena c'è un altro fuori scena che si cambia, si prepara per la scena successiva dove c'è stato un trascorrere del tempo e via. Di conseguenza, drammaturgicamente, il personaggio di Bully è più scritto per il teatro che nella versione cinematografica, dove c'è, nella versione cinematografica c'è la moglie, c'è Aidella, c'è la serva, diciamo, di casa, Bertan, e tanti altri personaggi che noi evochiamo, di cui parliamo, ma che ovviamente in teatro non sono presenti. Ecco. Certo, per questione di narrazione. È vero. Quindi tu hai, diciamo, il pubblico ti ha visto anche in fiction di successo? Sì, c'è stato un momento in cui sono stato libero dal teatro, ho sempre fatto teatro. Sì. 3-4 anni, forse 5, li ho dedicati alla televisione, ho fatto Incantesimo, Caterina e le sue figlie, Dello delle donne, La squadra, Un posto al sole, Il peccato era vero, tutto quello che ci potesse essere nel 2001, 2002, 2003, 2004. Poi a un certo punto sono ritornato a fare teatro. Perché la grande passione è il teatro? No, perché io credo che siano due linguaggi, anche il cinema, sono linguaggi simili per noi, il punto di partenza è sempre lo stesso, cambia il mezzo del racconto. Forse in teatro ci sono delle scritture più interessanti,
anche quelle che esistono in questo momento al cinema, purtroppo, ma credo il nostro cinema è stato grandioso, no? In questo momento diciamo che è un pecca forse di soggetti o forse di iniziative artistiche di un certo tipo, e per la televisione sicuramente concordo, il discorso è paritetico, uguale. Quindi il teatro invece ha la possibilità di affrontare un testo come questo, che è stato comunque uno dei testi più rappresentati al mondo, ed è molto semplice, però in quella semplicità vincente, no? San Francesco diceva: è difficile la semplicità, è vero, è proprio esattamente così, è quella semplicità che poi arriva e che può poi soddisfare tutti i palati, ecco. Il pubblico esce comunque contento, soddisfatto, divertito, no? E quindi questo ci gratifica. Noi non fatichiamo, è vero, ma non tantissimo, perché per noi è un gioco. Ma è un gioco, è un gioco dove si fatica, poi noi non ci rendiamo conto perché ci giochiamo, ma in realtà poi il fisico ce lo devi mettere, ci devi mettere le cose, quindi la fatica c'è, che diventa gioco, e quindi si sente di meno. Quando giochi è tutto molto più semplice, no? Però è una grossa tournée, forse anche quello, nel senso che dopo il Covid, voglio dire, le tournée si sono ripartite, ne sono ripartite poche, questa è una tournée di tantissime date. Spesso sono debutti secchi, ci fermiamo nelle città uno, massimo due giorni, quindi ci sono i viaggi, gli alberghi, tutta una serie di cose che possono essere quelle stancanti. Diciamo che in scena noi ci ricarichiamo, no? Eh sì, è il momento in cui... è così. Siete già stati in altre tappe qui in Sicilia, siete stati a Noto, al Teatro di Noto, siamo stati in Sicilia, abbiamo fatto tutta la zona di Catania a gennaio, marzo, scorsi. E adesso ci siamo tornati, abbiamo fatto Capodorlando, Gela, Noto, Modica, facciamo praticamente sei repliche e poi partiamo per il nord nuovamente, poi chiudiamo a, diciamo, prima di Natale chiudiamo a Torino. Noi festeggiamo la centesima replica di quest'anno a Torino, esatto, e chiudiamo a Torino a gennaio, insomma, a metà gennaio abbiamo fatto 100 repliche. Questa cosa qui, siamo stati in giro sempre con controlli in mano, cambiando albergo, mangiando sempre fuori, un massacro vero, sempre, non riesce, no, a mantenere il fisico in ordine, però insomma così è. E poi ecco, veniamo insomma alle cose. Faccio lavorare in un tuo film, cioè io ma guarda, per me sarebbe un onore, perché siete due attori che mi piacete, quindi ne abbiamo due in programmazione, quindi magari siamo in cerca di lavoro qua, fateci lavorare, cioè. Ne ho due in programmazione il prossimo anno, allora. Uno mi esce al cinema a febbraio, due in programmazione il prossimo anno, quindi fra l'altro abbiamo visto un festival importanti, quindi io faccio di tutto, cioè davanti alla l'autista camera, il ruolo dell'autista non te lo farò fare, lo fai solo per Aspasocondesi, basta. Quello basta. Okay. Io vorrei anche fisicamente in questo momento mi sono bullizzato, no? Perché Bully Vertan è un personaggio proprio pesante, mi sono preso una piccola vacanza dalla mia vita, mi sono concesso fino a gennaio, sbacco. Quindi praticamente, di fatti non penso che siamo imparabili in questo momento, no, però è la libertà che il teatro comunque ti dà, ti mette a servizio completamente di un testo, di un personaggio, eccetera, di una situazione, e stai lì. Però devo dirti la verità che è estremamente liberatoria come situazione, ti fa star bene, ecco, ti gratifica, esci dalla tua vita e ti prendi una vacanza. È vero, guarda, io faccio cinema più che altro, perché comunque faccio questo lavoro da 27 anni, però il teatro non mi dispiace, anche perché nel cinema tu c'è la tempistica, no? Alla fine non ti godi il progetto, alla fine, quando ti siedi lo vedi sullo schermo. Il teatro invece è diverso, perché comunque tu ogni sera, no? C'è il contatto con il pubblico, certo. Rivivi quel personaggio, secondo me lo vivi di più il progetto rispetto al cinema. È vero. Invece il cinema è tutto più stretto, compreso, no? Tutto 30 compreso. Giorni, 20 giorni, tutto, e poi non riesci a capire quasi neanche quello che hai fatto. Certo. Perché... il teatro ti dà anche possibilità di ritornare su una cosa fatta malamente. Certo. Poi il teatro dipende unicamente da te, in cinema tu fai un ciak o ne fai spesso la buona la prima, adesso è stata buona la prova. No, io ne faccio sempre minimo tre. Okay. Che sono però poi dopo c'è il montaggio. E poi dopo l'illuminazione, cioè, sono tante le mani attraverso cui passa il lavoro, quindi non ti riguarda più, tu diventi parte facente di un lavoro collettivo. Invece qui sei responsabile di quello che fai, di quello che dici, di quello che sei. Insomma, siamo premiati. Siete premiati.
Ma visto che andrà in onda dopo lo possiamo anche dire, sì. Dai, possiamo anche dire i premi. I premi li vogliamo. Possiamo dire, tanto loro lo vedono dopo. Allora sei con me. Mi indicava molto il fatto che non sei dedicati ad alcune figure cinematografiche. Io vi ho scelto dei premi, allora io sono direttrice artistica di alcuni festival del cinema importanti, tra cui il Belluno Film Festival, il Milazzo International Film Festival e l'Hollywood Internet Film Festival. Okay. Dopo di questi dico altri premi. Sì. Tra cui quelle che ho assegnato a voi, che in alcune edizioni le abbiamo abbinate a queste edizioni di festival, e quindi ho scelto dei premi di grandi, dedicati alla memoria di grandi attori del cinema hollywoodiano per premiarvi proprio per il vostro contributo dato al cinema, al teatro e alla televisione. A Salvatore Marino daremo il premio Joe Wayne. Ma te rendi conto? E a Maximilian Nisi daremo il premio James Dean. Poi daremo anche un premio a questo meraviglioso spettacolo, che è il premio Charlie Chaplin, che ho l'onore di dirigere, e poi l'ultimo, diciamo, lo daremo il premio Greta Garbo a Milena Vukotic domani. Quindi, sera, quindi daremo questa attori importanti, è una bella cosa questa, molto bella. Grazie veramente, perché i premi sono sempre, hanno un significato dietro, magari uno quando li prende non si rende conto, però c'è sempre una storia dietro che poi uno piano piano riscopre con calma. No? Beh, diciamo che dopo la gratifica del pubblico, no? Secondo me il premio è il riconoscimento anche per il contributo che si è dato in questo lavoro. Certo. Voi avete dato questo contributo e io sono qui per poi riconoscendo anche il fatto che il cinema è fratello del teatro e della televisione, volendo anche, sono tre fratelli. In Italia spesso e volentieri si parla di cinema, di televisione e poi di teatro, no? Come se fossero compartimenti stagni. In realtà è soltanto qua che accade questa brutta cosa. Il fatto di dare un premio con un nome, John Wayne, il cinema, no? James Dean, portato in teatro peraltro, perché poi sono attori che hanno anche fatto il teatro. Infatti. Brando stesso ha fatto il grande teatro, cioè è nato. Infatti. Una cosa molto significativa. Quindi, Grazie a voi. E quindi appuntamento con Spasso Condesi e domani sera con la premiazione. Grazie. Ed infine parliamo del premio più importante e comunque quello a cui sono maggiormente legata, che è il premio Charlie Chaplin, che per l'edizione 2022 è stato assegnato alla commedia A Spasso Condesi, interpretata proprio da Milena Vukotic, Maximilian Nisi e Salvatore Marino. Per la regia di Guglielmo Ferro, è la rappresentazione più realistica e toccante portata in scena sino ad oggi della stessa. Ha avuto la capacità di emozionare il pubblico, coinvolgendolo con delicatezza nel toccante tema del razzismo, facendolo immedesimare nell'amicizia che nascerà tra l'autista di colore e l'anziana signora ebrea. Premio Charlie Chaplin a questa straordinaria commedia che ha già lasciato un segno nella storia del teatro italiano.